Nel cuore pulsante della città dove le luci di Natale adornavano le strade come stelle cadute dal cielo, viveva Taglia, una bambina di 12 anni che aveva fatto delle vie imbiancate dal gelo la sua dimora. Nonostante la sua giovane età, aveva imparato a destreggiarsi tra le sfide della vita per le strade, sviluppando una resilienza che ben pochi adulti possedevano. La sua era una storia di sopravvivenza, una lotta quotidiana contro il freddo mordace, la fame incessante, sotto il manto brillante delle festività natalizie dove tutti erano felici, al caldo e in famiglia, ma non lei. Eppure stava per arrivare qualcosa di veramente importante nella sua vita, subito dopo aver trovato un misterioso portafoglio appartenente a un ricco imprenditore. Dentro il portafoglio c'era una foto, dove si potevano vedere due persone con in mezzo una bambina che aveva il suo stesso volto. Anzi, Taglia era sicura, quella era proprio lei. Capitolo 1. La vita per le strade. Taglia si svegliava ogni giorno sotto un vecchio ponte, avvolta in una coperta logora che aveva trovato in un cassonetto. I suoi occhi, abituati alla scarsa luce, catturavano ogni raggio di sole che filtrava attraverso le crepe del suo rifugio. Ogni mattina, con le prime luci dell'alba, iniziava la sua ricerca, quella di cibo e quella di calore, due delle necessità più basilari, ma anche le più sfuggenti quando si vive in strada. Non ricordava granché della sua vita passata, come se fosse nata già all'età di 12 anni. Un giorno, infatti, si è ritrovata all'improvviso in strada. Basta, solo questo. Lì una gentile signora di nome Rosa, senza tetto, l'ha aiutata ad ambientarsi. Rosa le ha insegnato a mendicare e che spesso però era più conveniente fare piccoli lavoretti nei negozi, come spazzare all'esterno di questi negozi o aiutare a mettere a posto delle cose nei magazzini. Le ha insegnato a girare nelle strade migliori e evitare quelle dei tossici e tanto altro. Sfortunatamente Rosa ha perso la vita pochi mesi dopo a causa di una malattia incurabile, ma ha sempre avuto un sorriso da parte per Taglia. Rosa aveva anche curato la sua ferita e le aveva dato il suo nome, cioè Taglia. La ferita in testa le aveva procurato, per fortuna, solo un bernoccolo, ma probabilmente proprio ciò aveva fatto perdere la memoria a Taglia. I suoi vestiti ai tempi erano una maglietta strappata più grande di lei e dei pantaloncini da uomo. Si è sempre chiesta come mai avesse avuto indosso quei vestiti al risveglio. Si sentiva come se qualcuno glieli avesse messi. Conosceva ogni angolo della città, ogni via e vicolo dove poter trovare un pasto o un luogo temporaneo per ripararsi. Aveva imparato a riconoscere le persone gentili, quelle che lasciavano avanzi fuori dai ristoranti o che occasionalmente le regalavano qualche spicciolo o un sorriso. Taglia, nonostante la vita che conduceva, non aveva mai perso la fiducia nell'umanità, trovando spesso conforto in atti di gentilezza imprevisti. Durante il giorno si muoveva tra le folle, spesso invisibile agli occhi di chi era troppo preso dalle preoccupazioni. I negozi adornati a festa, con le loro vetrine luccicanti, erano per lei come musei di un'altra vita. Mondi irraggiungibili, ma affascinanti. La musica natalizia che risuonava ovunque creava un contrasto stridente con la sua realtà. Ma Taglia non permetteva mai a se stessa di cedere alla disperazione. Ormai era in quelle strade da 3 anni e questi 3 anni aveva assistito sempre alle stesse scene, ma conosciuto persone diverse. A Natale tutti avevano il solito sorriso e il solito schema. A volte mostravano anche lei un sorriso quando mendicava, ma era un sorriso spesso falso e spesso anche di pena. Non un qualcosa di amorevole, infatti nessuno si è mai fermato a parlare con lei, tranne la polizia. Un giorno provarono a portarla via dalla strada, ma qualcosa le diceva di rimanere e che prima o poi sarebbe successo qualcosa. I poliziotti avevano provato anche ad obbligarla, ma lei è sempre riuscita a scappare e tornare in strada. Alcuni assistenti sociali conoscevano la sua situazione, ma Taglia si rifiutava di andare con loro e non riuscivano nemmeno a trovare famiglie disposte ad adottarla. Tutte preferivano non avere senza tetto bambini in casa. Insomma, era una situazione complessa, ma lei era fermamente convinta di dover aspettare. Il Natale per Taglia non significava regali o cene abbondanti, ma piuttosto l'arrivo di un freddo ancora più pungente che penetrava fino alle ossa. La ricerca di cibo diventava più disperata e il calore di un rifugio sicuro ancora più prezioso. Le notti si allungavano, avvolgendo la città in un'oscurità gelida, mentre le persone si ritiravano nelle loro case calde, lasciando le strade a chi, come Taglia, non aveva un posto dove andare. Nonostante tutto, la ragazza trovava modi per adattarsi e sopravvivere. Aveva scoperto che alcune chiese aprivano le loro porte durante la notte per offrire riparo a chi ne aveva bisogno, e aveva imparato a raccogliere legna e carta da bruciare in piccoli fuochi per scaldarsi. Le sue tasche nascondevano sempre fiammiferi trovati o, a volte, gentilmente donati da estranei. La sua astuzia le permetteva di mantenere uno spirito combattivo anche quando le sue speranze sembravano vacillare. Taglia sapeva che, per sopravvivere, doveva rimanere forte e resiliente, tratti che aveva affinato nel corso degli anni. La sua vita era una costante dimostrazione di coraggio e determinazione, qualità che brillavano ancora di più in mezzo alla desolazione del suo ambiente. Ma un giorno tutto sarebbe cambiato radicalmente.
Capitolo 2. La sera che cambiò tutto. Una sera di dicembre, mentre il freddo sembrava ancora più tagliente e la città si immergeva nella celebrazione del Natale, Taglia intraprese la sua solita esplorazione in cerca di cibo. Si stava avvicinando appunto la vigilia, ma a lei non importava più di tanto. Non le era mai cambiato nulla. Le strade del quartiere ricco erano particolarmente deserte quella notte, con le famiglie raccolte nelle loro case, intente a festeggiare lontano dal gelo esterno. La bambina, guidata dalla necessità, si avventurò tra i rifiuti accumulati fino a un certo ristorante, un ristorante di lusso, sperando di trovare qualche avanzo. Ma niente da fare, nella via delle case non c'era granché da prendere. I ricchi, a quanto pare, non sprecavano mai niente. Così decise di andare in una via della capitale molto sfarzosa. A quell'ora di solito era vuota, ma allo stesso tempo era pericoloso andarci per via dei poliziotti che sorvegliavano. La via era troppo importante per lasciare i malviventi agire indisturbati come nel resto della città. Lei questo lo sapeva, ma quel giorno non era riuscita a prendere niente dai ristoranti del quartiere povero. Perciò la via ricca era l'unica soluzione. C'erano solitamente molti ristoranti lì. Mentre rovistava tra alcuni bidoni, le sue dita congelate incapparono in qualcosa che non si aspettava. Un portafoglio. Sorpresa, lo aprì con cura, svelando il suo contenuto sotto la luce fioca di un lampione vicino. All'interno, oltre a qualche banconota e carta di credito, c'era una foto che catturò immediatamente la sua attenzione. Era una fotografia di lei, ma non come si ricordava. Nell'immagine era una bambina vestita in modo del tutto diverso, elegante, molto elegante, avvolta nelle braccia di una coppia che irradiava felicità. Si stavano tutti abbracciando per quella foto. L'uomo e la donna erano vestiti con eleganza e il loro aspetto curato contrastava fortemente con la realtà d'Italia. Ma era innegabile. Gli occhi dell'uomo e il sorriso della donna si riflettevano nei suoi, come un eco di un passato dimenticato. Il cuore d'Italia iniziò a battere all'impazzata. La foto era un ponte verso un mondo che non aveva mai conosciuto. Una vita che le era stata sottratta, forse. Cominciò subito a fantasticare sul fatto che forse lei era parte di una famiglia ricca. La realizzazione che la coppia nella foto fosse i suoi genitori la colpì con una forza devastante. Era come se in quel momento tutte le sue speranze e paure si fossero fuse insieme, dando vita a un'emozione indescrivibile. Tremante, con il portafoglio stretto in mano, Taglia si guardò intorno, come cercando una risposta tra le ombre della notte, come fosse anche incredula. La rivelazione aveva acceso in lei un fuoco, una determinazione a trovare la verità su se stessa e sulla sua famiglia. Sapeva che la strada però sarebbe stata difficile e piena di incertezze, ma la speranza di una vita migliore, di una riconnessione con i suoi veri genitori, le dava una forza che non sapeva di avere. Con un grande sorriso prese il portafoglio e concluse la sua ricerca di cibo. Aveva abbastanza avanzi per fare colazione la mattina seguente e mendicare in forza. Mentre le luci continuavano a brillare intorno a lei, Taglia prese una decisione. Non sarebbe più stata una vittima delle circostanze, ma l'artefice del suo destino. Con il portafoglio come unica prova e la foto come guida, era pronta a intraprendere il viaggio più importante della sua vita. Quello verso casa, verso una famiglia che non aveva mai conosciuto, ma che già sentiva di amare. Eppure la realtà sarebbe stata molto diversa. Capitolo 3. La ricerca. Il giorno seguente alla scoperta che avrebbe potuto cambiare la sua vita, Taglia si svegliò prima dell'alba, con la mente ancora intrecciata ai fili della speranza e dell'incertezza. Il portafoglio e la foto, posati accanto a lei, erano le uniche prove tangibili di una verità appena sfiorata. Decisa a trovare i legittimi proprietari e con essi le risposte alle domande che le ardevano dentro, si avventurò nuovamente nelle strade, ma questa volta con uno scopo ben più grande della semplice sopravvivenza. La decisione di restituire il portafoglio non fu semplice. Taglia era consapevole che in esso vi erano risorse che avrebbero potuto assicurarle cibo e calore per giorni, forse settimane. Infatti era pieno di soldi. In più c'era una carta Visa Oro, che sapeva appartenere a persone ricche. Questo glielo aveva insegnato Rosa, ma Rosa le aveva anche insegnato che rubare era sbagliato. In più il desiderio di scoprire di più sulla sua famiglia e sulla sua storia prevalse. Con il portafoglio ben nascosto tra gli stracci che indossava, cominciò il suo viaggio attraverso la città, seguendo un filo distinto e la tenue speranza che la foto fosse la chiave per ritrovare i suoi genitori. La prima sfida fu capire da dove iniziare. Taglia non poteva semplicemente chiedere in giro, sperando che qualcuno riconoscesse la copia nella foto. Doveva essere astuta e cauta per evitare di attirare l'attenzione sulla sua situazione. Avrebbero magari potuto pensare che lei fosse una ladra o cose del genere. Passò ore osservando il portafoglio, cercando indizi che potessero guidarla. Notò così il logo di una banca sulle carte di credito e decise che quella sarebbe stata la sua prima tappa. Aveva già visto quella banca tempo fa, era però a un'ora di cammino dalla zona povera in cui stava lei. Raggiungere la banca non fu un'impresa facile per Taglia.
Dovette attraversare quartieri sconosciuti, facendo affidamento su indicazioni ottenute chiedendo con discrezione o più spesso semplicemente seguendo i cartelli stradali. Quando finalmente arrivò, il suo cuore batteva all'impazzata. Non sapeva come sarebbe stata accolta una ragazzina sporca e trasandata in un luogo così formale e imponente. Infatti non fu accolta molto bene. Subito le guardie di sicurezza cominciarono a tirarla via dall'entrata. Le chiesero dove fossero i suoi genitori e perché fosse vestita come una senza tetto, ma lei non diede informazioni personali. Continuò solo a gridare di voler sapere una cosa su una foto che aveva trovato. I dipendenti all'interno, infastiditi dal rumore, chiesero al direttore di guardare cosa stesse succedendo. Quest'ultimo uscito si ritrovò davanti ad una scena molto strana. Due guardie, grandi e grosse, stavano tenendo per le braccia una bambina. Disse loro quindi di lasciarla andare. E Talia con molto coraggio mostrò la foto all'uomo che, al contrario di altri, sembrava gentile. Lui fece un sorriso, perché sapeva i loro nomi, ma le disse che non poteva dare informazioni personali per privacy. Così disse soltanto i nomi e le suggerì di andare in un posto che visitavano spesso, un ristorante nella zona ricca, e di chiedere ai passanti lì o addirittura ai lavoratori del ristorante. La coppia era composta da Rosanna e Gerardo e il ristorante era quello dove aveva trovato il portafoglio. Delusa ma non scoraggiata grazie a quella notizia, capì che il suo viaggio non si sarebbe concluso lì, per fortuna. Ritornare nel quartiere ricco fu come riavvolgere il nastro di quella sera fatidica. Ogni passo sembrava risuonare con l'eco delle sue speranze e dei suoi timori. Talia iniziò a chiedere timidamente alle persone che incontrava, mostrando la foto e chiedendo se riconoscessero le persone ritratte. Le risposte furono molteplici, alcune di indifferenza, altre di gentile ma inutile interesse. Fu solo quando stava per cedere alla disperazione che un vecchio signore, seduto su una panchina nel parco, la aiutò. Il vecchio, con gli occhi illuminati da un barlume di riconoscimento, era il padre del proprietario del ristorante in cui aveva trovato la foto. E la stava osservando da mezz'ora a chiedere informazioni in giro. Si era deciso quindi a chiederle cosa stesse facendo intorno al ristorante di suo figlio. Esaminò attentamente la foto. Con una voce tremante ma chiara disse di riconoscere la coppia. Erano stati abitanti del quartiere per anni, ma si erano trasferiti dopo la scomparsa della loro bambina, distrutti dal dolore. Il signore non era sicuro cosa fosse successo alla figlia, ma Talia aveva già un'idea. Pensava al rapimento. L'uomo fornì a Talia un indirizzo, l'indirizzo dell'azienda della coppia, che era anche dove abitavano, visto che avevano costruito una casa vicina all'azienda. Ringraziò di cuore il signore e Talia partì per un nuovo viaggio. L'azienda non era vicina, quindi si riposò prima quella notte nel suo rifugio e la mattina si coprì molto bene per partire camminando tra le strade gelate. Con l'indirizzo scritto su un pezzo di carta, Talia sentì il suo cuore colmo di speranza. L'indirizzo la portò all'azienda, con a conto una casa che, seppur elegante, mostrava segni di abbandono emotivo. Il giardino non era curato e le finestre completamente chiuse. Timidamente bussò alla porta con il cuore in gola. Fu accolta da una donna un po' incredula che chiese cosa volesse. Ma prima che potesse aprire bocca, la donna spalancò gli occhi e disse: «Lianna? Sei tu Lianna?» Talia era confusa, ma pensò che probabilmente quello era il suo vero nome. Mostrò così il portafoglio alla coppia e la donna, prendendolo in mano, scoppiò completamente in lacrime. Le disse di entrare e aspettare in salotto. Chiese alla domestica, una signora anziana con cui si approcciava in modo molto informale e amichevole, di portare dei biscotti e del latte per lei. Cosa stava succedendo? Finalmente aveva trovato la sua famiglia? Quindi quella era sua madre? Capitolo 5, il momento della verità. Con l'ultimo pezzo del puzzle nelle sue mani, Talia si avvicinò all'indirizzo finale. All'interno la casa era accogliente e moderna, con un tocchio di vintage portato da alcuni vasi che sembravano valere molto e da quadri affascinanti alla sua vista. La ricerca di Talia, iniziata con la scoperta di un semplice portafoglio, si concluse con il ritrovamento di qualcosa di infinitamente più prezioso. Una famiglia che aveva pensato di aver perduto per sempre, ma ancora non sapeva cosa stava per succedere. Comunque la strada per riunirsi e ricostruire i legami spezzati sarebbe stata lunga e piena di sfide, di sicuro, ma in quel momento tutto ciò che contava era il calore di un abbraccio che sembrava suggellare la promessa di nuovi inizi. Voleva essere abbracciata dai suoi genitori, che ormai era sicura fossero loro e che le avrebbero dato finalmente una risposta per le memorie perdute. Ma non era così. La storia era molto diversa e più complessa del previsto. Dopo circa mezz'ora di attesa insieme alla simpatica domestica che continuava a portarle cibo e a fissarla, arrivò un uomo che la guardò perplessa. «Come fa a essere qua?» disse con voce tremante. Scoppiò in lacrime anche lui e si avvicinò molto lentamente chiedendo prima il nome. Talia rispose con un sorriso e non vedeva l'ora le dicessero tutto su di lei. Ma l'uomo si sedette davanti a Talia su un altro divano insieme alla moglie, perciò era confusa. Perché non si sedevano vicino a lei? L'uomo cominciò a raccontare una storia molto triste. Disse che Talia era uguale a loro figlia. Quest'ultima confusa chiese in che senso. Forse avevano dimenticato di averne una, pensò.
ma la verità era che Lianna, la vera figlia, aveva perso la vita anni prima a causa di un cancro. Taglia quindi scoppiò a piangere e si scusò, ma la coppia le disse di non farlo perché era contenta di vedere che ci fosse una persona così simile a loro figlia. Sembrava un segno del destino. Piuttosto che mandarla via, la invitarono a stare da loro. Taglia, ancora un po' confusa e scossa, accettò. Dormì quella notte per la prima volta in un letto comodo e accogliente. Fece una doccia prima e indossò un pigiama, una cosa mai provata da quando aveva memoria. La mattina seguente decise di andare via per non arrecare problemi alla coppia, ma loro non volevano. Volevano rimanesse. Erano contenti e non sorridevano così da quando avevano perso il loro figlio e si erano trasferiti. Proposero così a Taglia di diventare la loro nuova figlia. L'avrebbero adottata loro. Lei era incredula e contentissima. Finalmente sembrava stare per trovare una famiglia amorevole. Ma non tutte le storie hanno un lieto fine. Taglia stava per scoprire una cosa scioccante a sue spese. Una settimana più tardi era ancora a casa loro, ma stranamente i suoi genitori adottivi non erano ancora andati a compilare i documenti. Ma la cosa più strana era che lei non poteva uscire di casa. Dissero che sarebbe stato pericoloso e che quindi era meglio fosse rimasta lì. Ma dopo 3 settimane la situazione stava diventando molto strana. Era piena di regole e piena di proibizioni. Non poteva girare per casa liberamente e quando trasgrediva anche solo una piccola regola i genitori adottivi si arrabbiavano moltissimo. Una volta addirittura le negarono il cibo. Stufa di quella vita, dopo circa un mese chiese ancora come mai non l'avessero adottata ufficialmente. Infatti non avevano neanche tirato fuori le carte, ma le risposte furono molto vaghe, come se non volessero assolutamente rispondere. Così la notte quel giorno stesso decise di andarsene di casa. Durante la sua fuga però si era imbattuta in una cosa molto interessante. I genitori erano nell'azienda a discutere di una cosa. Lei era andata lì per vedere e sentire almeno le loro ultime parole. Cosa che la rese molto triste e spaventata subito dopo. Come facciamo? Come diavolo ha fatto a sopravvivere? È così resiliente. Dobbiamo sbarazzarci di lei prima possibile. Come abbiamo fatto anni fa. Possiamo farcela, dai. Cosa volevano dire quelle parole? In che senso si erano già sbarazzati di lei una volta anni fa? La preoccupazione si trasformò però in curiosità e decise di tornare in casa finché ancora era lì e sapeva anche cosa fare. C'era una stanza in cui le era proibito entrare assolutamente e cominciò a fare un paio di collegamenti. Quella stanza era il suo obiettivo. Forse nascondeva dei segreti per risolvere questo mistero. La chiave l'aveva vista in mano a Rosanna una volta e lei l'aveva appoggiata davanti all'entrata della casa. Era quindi facile prenderla. Probabilmente si fidava del fatto che non l'avrebbe mai presa Taglia. Dopo circa 10 minuti di ricerca aprì la porta e qui vide una stanza, quella di una bambina, ma sporca e con peluche strappati e orribili, consumati dal tempo. C'era un odore soffocante di stanza umida e chiusa e c'erano feci secche per terra. Le venne quasi il vomito, ma entrò per controllare meglio. C'era un secchio e una catena con una manetta alla fine, una catena attaccata al muro. Il pavimento aveva anche della pipì secca. Con coraggio aprì l'armadio e trovò delle foto attaccate. Era scioccata perché c'era lei in quelle foto, legata e con il volto triste, con i genitori che facevano selfie con lei e ridevano. O forse era Lianna. C'erano anche tante altre foto di altri bambini. Prese le foto e uscì velocemente dalla stanza appena sentita la porta principale cigolare. Erano rientrati e aveva fatto tutto alla velocità della luce, chiudendo con attenzione la stanza come si deve. Corse a letto per non farsi beccare e fece finta di dormire. Entrò Gerardo a controllare e vide che stava dormendo, dopodiché se ne andò. Ma Taglia non poteva più rimanere lì. Era pericoloso e avrebbe potuto rischiare la vita. Doveva portare quelle foto alla polizia. Così a notte fonda, quando tutti dormivano, andò via calandosi dalla finestra. La stazione di polizia più vicina era a pochi chilometri. Camminò senza sosta per quasi un'ora e infine era riuscita a raggiungere la polizia. Qui svenne, i poliziotti la portarono in ospedale. Al suo risveglio un agente era presente a chiederle delle foto. Lei quindi iniziò a raccontare dove e come le aveva trovate. L'agente, molto perplesso, chiamò immediatamente per mandare una pattuglia. Da lì la verità venne a galla nelle settimane a venire. Lei era stata messa in un orfanotrofio e infine aveva accettato di rimanerci perché aveva perso ogni speranza nel rivedere i veri genitori. Ma l'agente non aveva belle notizie. Dopo un po' di settimane venne a raccontarle la verità. «Loro sono i tuoi veri genitori», disse con voce pesante l'agente Riccardo. La vera storia di quella bambina era tragica ed è stata ricostruita con le confessioni e alcune registrazioni trovate. Capitolo 6. Conclusione. I due coniugi avevano avuto Taglia per divertimento. Erano sadici, adottavano bambini per strada e anche la domestica dava una mano a fare tutto ciò. All'inizio lo facevano per divertirsi e far del male. Loro si divertivano a far del male. Li filmavano e poi li mandavano via o peggio toglievano loro la vita.
Dicevano che a nessuno sarebbe importato, tanto erano bambini trovati per strada, senza tetto. Ma per portare la loro crudeltà a un livello più alto hanno deciso di fare un bambino loro stessi. E sfortunatamente ci erano riusciti. Per anni l'hanno tenuta incatenata e imprigionata in camera da letto, fin dai primi anni. L'hanno cresciuta con un'istruzione soltanto per vedere cosa avrebbe fatto con un po' di intelligenza. All'età di 9 anni, infine, dopo tanto dolore inflitto, avevano deciso di sbarazzarsene, portandola nel quartiere povero, colpendola alla testa e lasciandola lì. Le avevano messo degli stracci addosso per non destare sospetti, ma fortunatamente Talia era sopravvissuta e ciò l'ha portata a scoprire la verità sui genitori. La cosa incredibile era che questi si erano quasi dimenticati di lei, ma continuavano a tenere una foto sua nel portafoglio che serviva da esca per attirare i giovani senza tetto. Una loro tattica era buttare il portafoglio da qualche parte e aspettare qualche senza tetto lo trovasse, preferibilmente giovane, per poi portarlo in casa con la scusa del ringraziamento e fargli del male. La storia lasciò Talia sotto shock. Da lì per molti mesi perse la voglia di fare qualsiasi cosa, ma in orfanotrofio conobbe una maestra, molto gentile, che decise di insegnarle i valori della vita e tante altre cose importanti, nonostante la mancanza di amore genitoriale. E infine, arrivata alla maggiore età, è riuscita a riprendersi. E ora vive nell'anonimato, in modo che nessuno la perseguiti per chiederle della sua storia, ma è felice.